il momento del video dei prodotti finiti e sono di 2 mesi, luglio e agosto. Non riesco più ultimamente a fare il video mensile perché magari un mese non finisco niente e poi magari ecco quello che avevo iniziato lo finisco tutto il secondo mese e quindi di solito insomma adesso lo faccio ogni 2 mesi, ma tanto non cambia nulla. E cominciamo. Allora, innanzitutto, questo proprio ieri sera l'ho terminato, lo struccante per occhi di MAC, questo violetto, che è il Pro Eye Makeup Remover, e quindi proprio quello lì, normale per gli occhi, è fantastico. Peccato che è piccolino, perché in effetti non è che mi sia durato tantissimo. E, quanto è? Vediamo, c'è scritto che lo trovo. Sono 100 millilitri, è pochino. Però veramente toglie tutto. Già con la prima passata vi rimuove quasi tutto. Poi magari dovete un pochino più insistere, che ne so, sul mascara, se comunque fate più passate, o nella parte, nelle ciglia inferiori, dove magari, ecco, c'è mascara, c'è matita, ma insomma, in generale toglie tutto, 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 non è unto, lascia quindi comunque una piacevole sensazione e quindi di pulito. E quindi super, super promosso. Ho terminato il burro corpo di The Body Shop, questo al Moringa, che secondo me è la profumazione più buona che c'è tra tutte quelle del The Body Shop. Ed è un profumo di fiore buonissimo, molto persistente, ma i burri in generale tutti. Allora, il burro non è proprio un prodotto estivo, perché comunque è denso. È più indicato per il periodo invernale, però io adoravo questo profumo perché comunque è un profumo molto, secondo me, fresco e quindi non mi interessava se ci metteva tantissimo ad assorbirsi, però l'ho utilizzato proprio fino all'ultima goccetta e buonissimo. Poi ho finito questo sapone per il viso di Garnier. Questo è il Pure Active Fruit Energy Gel Purificante Energizzante. Allora, questo è per pelli grasse con imperfezioni. Allora, a me non è che serviva per questo, anzi, la mia pelle è secca. Però io questo prodotto l'ho veramente adorato perché praticamente ci lavavo il viso dopo averlo struccato. Quindi, quando comunque dopo lo struccaggio, magari ci si sente la pelle un po' unta, no? Un po' oleosa, un po' comunque non proprio pulitissima. Con questo avevo proprio la pelle, la sentivo proprio pulita, fresca. Mi è piaciuto tantissimo proprio per questo utilizzo e comunque non mi ha dato nessun tipo di problema. Poi comunque io mettevo la mia crema idratante, quindi non ho avuto nessun problema, ma la sensazione che mi lasciava dopo lo struccaggio era veramente fantastica e poi è un prodotto che veramente costa pochissimo perché si trova al supermercato. Che ve lo dico a fare, gli immancabili dischetti. Questo mese ho utilizzato quelli della Coop e sia quelli rotondi da 50 pezzi che quelli per gli occhi da 70 pezzi. Mi piacciono, ci tolgo anche lo smalto, non si rovinano e quindi ok. Poi ho terminato questo prodotto per le labbra di Kiko. Io non so nemmeno se lo facciano più, perché è veramente da qualche anno che ce l'ho. Ed è il Lip Volume, il Plumping Lip Cream. Quindi è una crema rimpolpante. Allora, praticamente è una crema che idrata. E io tutto questo rimpolpamento non l'ho visto, ne basta veramente pochissima. E comunque lascia comunque le labbra anche un po' lucide. E io comunque l'ho utilizzato prevalentemente in casa, quindi insomma un po' così, però la sensazione comunque di idratazione persiste, quindi mi è piaciuto, però ecco questo effetto proprio rimpolpante non c'è. Quindi insomma se ancora ci fosse non lo ricomprerei. Poi ho terminato un prodotto per i capelli di The Body Shop e questo è il Coconut Oil e Shine. Praticamente è una specie di gel all'olio di cocco.
Allora, questa era la confezione, ma non so anche questo se c'è ancora così perché è da tanto. Era quella con la confezione di latta. Aveva un buonissimo profumo di cocco, nonostante io ce l'abbia veramente da tanto, non si era alterato. E però, più che un gel, sì, è una cosa pastosa, però io l'avevo preso più che altro perché comunque, essendo fatto con olio di cocco, sapevo che comunque l'olio di cocco aiuta a nutrire i capelli, no? Quindi l'avevo preso per questo. E io l'ho utilizzato più che altro, magari dopo che ho passato la piastra, per fissare magari qualche ciocca. Allora, è un prodotto che mi è piaciuto perché non è un gel che appiccica, però serve a mantenere comunque a bada il crespo e quindi l'ho utilizzato anche quando avevo ancora i capelli lunghi e quindi insomma più o meno riuscivo a gestire qualche ciocca e quindi sì, è un prodotto che mi è piaciuto. Non ha questa tenuta da gel, quindi se poi andate in mezzo alla bufera i capelli vi si scompigliano. Però diciamo che come effetto, ecco, così normale funziona e non sporca, anzi li rende comunque lucidi, quindi mi è piaciuto. Questa è una candela. Allora, l'ho tenuta così, non l'ho pulita perché ve la volevo far vedere. Allora, innanzitutto questo è il contenitore carinissimo che una volta pulita si può riutilizzare anche come svuotatasche, è carino. Allora, questa candela era fatta così, aveva tre stoppini. Allora, questo è, diciamo, quello che c'era sopra così quando l'ho presa, con tutti i macaron. E questa praticamente è, si chiama la candela, la marca, insomma, Wood Wick. E c'è scritto infatti, Crackles as it burns. È particolare. Allora, questa era all'ananas. E devo dire che come profumazione era veramente forte, persistente fino all'ultimo. La particolarità è che questi tre stoppini erano, non so, tipo di legno per capirci, non erano insomma morbidi di corda come le candele normali, ma erano tipo di legno e da quando l'ho accesa la prima volta a che è finita sfrigolavano, facevano quindi un rumore tipo come quando c'è il fuoco acceso e quindi tipo la mattina, che ne so, no? Quando comunque c'era silenzio era strano sentire questo rumore e, però insomma è una candela un po' diversa dal solito e comunque la profumazione veramente è molto 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 forte, intensa e questa insomma sì, è la marca Wood Wick. Mi è piaciuta. All'interno della candela c'era questa piccola Yankee Candle, che è quella che si appende in macchina, e io ne ho alcune di queste, le sostituisco appunto quando c'è bisogno. E questa era Black Cherry. Io non vado matta per le profumazioni di fiori o di frutta, però mo, avevo preso questa, comunque mi è piaciuta. So carine da tenere lì, profumano non in modo intenso, quindi mi piacciono questi prodotti. Poi ho finito questa matita. Questa matita era di Urban Decay, la 24/7, ed era un matitone per gli occhi. Non vi so dire il nome, il numero perché praticamente è finita, ma comunque era un marroncino, marrone che non era però tanto matte, ma era abbastanza, come dire, metallizzato leggermente, ma non mi è piaciuta perché era poco sfumabile e quindi anche ci fate tipo la base, no? Comunque quando si stende la matita vengono detratti, no? Quindi poi c'è bisogno di sfumare e questa si sfumava veramente male e quindi non mi è piaciuta, ma io in genere le matite, anche per le labbra, matitoni, li uso poco perché non mi piace, preferisco prodotti in crema. E comunque vabbè, l'ho terminata e quindi sono stata brava. E poi ultimo prodottino è questo di Naturemed, è il My Beauty, della linea My Beauty Farm, la crema labbra effetto filler. Sem confezione semplicissima e mi è piaciuta. Ha questo effetto non sempre, però soprattutto all'inizio di pizzicore, no? Quindi vabbè, non è che gli fa le labbra così.
Però insomma, come idratante, come base trucco mi è piaciuta e quindi ottimo prodotto. Anzi, probabilmente anche meglio di quello di Kiko. E che dire, mi è piaciuta, infatti l'ho finita ed è anche una bella quantità perché anche di questa comunque ne basta veramente poca e l'effetto dura per parecchio tempo e quindi anche questo prodottino finito. E basta, sono tutti finiti i prodotti, quindi se avete qualche domanda su qualcosa che magari non vi ho detto, fatemela sotto nei commenti e vi ricordo che sotto trovate anche i link per tutti i social e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!